Quello blu è l'azoto, quello giallo, l'ultimo che manca, è il fosforo. Ecco, qui è rappresentata la famosa doppia elica, un tratto. Vedete che ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 piani. 6 piani perpendicolari all'asse centrale. Ecco, su questi piani si trovano le famose lettere, le basi azotate. Sono questi piani qui perpendicolari, no? Ecco. Allora, le lettere sono adenina o citosina, guanina o timina. Sapete che si possono accoppiare soltanto in modo complementare. Adenina con timina, citosina con guanina. Bene. L'osservazione che mi interessa farvi in questa occasione non è un'osservazione, cioè non stiamo facendo una lezione di biochimica. Quello che mi interessa farvi cogliere è la complessità. La complessità è il nuovo paradigma con cui cerchiamo di capire come sia fatta la realtà. La parola complessità non era ancora presente negli scritti di Galilei, negli scritti di Newton, di Copernico, di Mendel, di Darwin, di grandissimi scienziati. La parola complessità invece è la parola che troviamo ogni altra riga negli articoli con cui gli scienziati di oggi pubblicano le loro scoperte. Non si può più interpretare la realtà a prescindere da questa nuova categoria. E guardate che è illuminante sulla teoria dell'evoluzione. Allora, io cerco di farvi capire come la disposizione di ognuna di queste palline non sia casuale, è ordinata, è organizzata, cioè questa pallina deve trovarsi qui in questa posizione. Se io asporto una pallina da questo sistema, il sistema comincia a collassare su se stesso, comincia a perdere di funzionalità, di significatività, non è più una molecola efficiente. Quindi le palline che qui vedete, perché un conto è dire il DNA muta e quindi gli animali si trasformano. La mutazione è uno dei due capisaldi della teoria dell'evoluzione. Il DNA cambia e quindi cambiano anche le forme di vita. Bene, andiamo a vedere che cos'è il DNA. Vediamo se può cambiare così facilmente. Il DNA è questo. Posso farlo cambiare? Questa parte qui esterna è invariante, perché è l'acido ortofosforico e il desossiribosio, quello è invariante. L'unica parte variabile sono le famose lettere, adenina, timina, citosina e guanina, che possono mutare per errore spontaneo oppure a seguito di qualche radiazione. Ecco, però vorrei farvi capire come il sistema sia fortemente autoconservativo, cioè di fatto quello che noi osserviamo è che i nostri figli sono della nostra specie perché ereditano il DNA dei genitori, cioè quello che garantisce la perpetuazione della specie sul nostro pianeta è il fatto che il DNA che ci trasmettiamo di padre in figlio è sempre quello, perché se cambiasse invece di avere figli umani avremo figli di un'altra razza. Se il DNA delle rane cambiasse troppo, non farebbero più uova di girini, ma farebbero qualcos'altro. Quello che garantisce la continuità è proprio la stabilità del DNA. Ma c'è un particolare che ritengo fondamentale per capire il tema di questa sera. Queste sono 6 coppie di lettere. Uno si domanda, ma nel DNA che è presente in una cellula, quante coppie ci sono? La risposta è stata data da Francis Collins nell'estate del 2000, conferenza stampa mondiale, 24 giugno, con Bill Clinton. Ha detto, il nostro DNA è fatto di 3 miliardi e 200 milioni di lettere. Praticamente una pennetta di 3 giga. 3 miliardi e 200 milioni di lettere. E notate che queste lettere sono compresse nello spazio che è il nucleo di una cellula. Quanto misura il nucleo della cellula? Tra i 5 e i 10 micron.
Che cos'è un micron? Un millesimo di millimetro. Cioè, quindi noi abbiamo 3 miliardi di lettere condensate in 5-6 millesimi di millimetro, ma non una volta, per qualche cosa come 10 alla 12 o 10 alla 13 volte, che è il numero stimato delle cellule del nostro corpo. 10 alla 12 è 1000 miliardi, i più generosi dicono no, 10.000 miliardi, comunque l'ordine di grandezza è quello. Al punto tale che se noi proviamo a stendere, stirare il filamento di DNA, cioè è avvolto a doppia elica, noi lo allunghiamo, otteniamo qualche cosa come un filo di 2 metri. Quindi abbiamo un filo di 2 metri di DNA compresso dentro il nucleo di una cellula di 6 millesimi di millimetro. Ecco, questa è la realtà. Da questi dati dobbiamo partire per chiederci se è possibile il cammino della trasformazione delle specie. Questa è la realtà con cui abbiamo a che fare. Realtà che era ignota a Mendel, il padre della genetica, ma lo era ancor più a Darwin. Quindi tutte le teorie che sono state formulate nell'Ottocento devono essere rivisitate alla luce delle acquisizioni moderne, recentissime, che in tanti casi, almeno a mio parere, mettono veramente in difficoltà il racconto del mondo che abbiamo ereditato. Non possiamo prescindere da questa complessità. Pensate, un'altra caratteristica del DNA è che è una molecola unica, perché la doppia elica consente alla molecola di dividersi in due. È l'unica molecola che possa dividersi in due, cioè le proteine non possono dividersi in due, i grassi non possono dividersi, i sali tantomeno. La doppia elica è fatta così anche perché la posso aprire e quindi all'atto della divisione cellulare posso anche distribuire i cromosomi per il 50% da una parte e per il 50% dall'altra, senza paura che mi rimanga indietro qualche pezzettino. La doppia elica consente ancora alla molecola di essere aperta e di essere letta, perché il DNA contiene le informazioni per la vita. Ma se un libro rimane chiuso non serve a niente, il libro deve essere aperto. Come si fa ad aprire il libro della vita? Bisogna scernierare il DNA, cioè fare in modo che queste molecole che sono legate qui con questa calamita, vedete, perché sono solo attirate, non legate, si possano staccare e quindi io qui in mezzo mi posso inserire con una proteina particolare e leggere le informazioni necessarie per fare la vita. Dopodiché la molecola si richiude di nuovo e stocca il messaggio originale perché deve essere trasferito ai figli invariato.